Ed eccoci qua, insieme a Cristian Roberti, che ci segue dalla parte tecnica di questa serata. Siamo, come vedete, fuori dalla Vitrifrigo Arena, ma questa sera non gioca la VL, non ci sono concerti, non ci sono partite di altri sport, bensì c'è una ricorrenza importantissima, perché sono gli 80 anni di Alceste Vitri, l'uomo che dà il nome a questa arena. Pensate, 1500 invitati, li vedete alle mie spalle che stanno facendo la fila per registrarsi e poi accedere ai tavoli che sono stati sistemati sul parterre della Vitrifrigo Arena. Un ospite a sorpresa che nessuno sa chi è, lo vedremo. Tanta contentezza da parte delle persone che sono qui, e pensate anche di Alceste Vitri che raggiunge questo grandissimo traguardo insieme alla sua famiglia. Alceste Vitri, una grandissima festa questa sera alla Vitrifrigo Arena che porta il suo nome. Io ho avuto l'opportunità di intervistarla l'anno scorso a Urbino, quando lei ha avuto il sigillo d'Ateneo. Ma era più emozionato l'anno scorso o questa sera? Beh, sono due cose, emozionato tutte e due le volte. Questo forse un po' di più, perché qui si parla di 80 anni e del lavoro fatto, dei risultati fatti. Perciò direi che sono contento. Certo, il traguardo degli 80 anni è un traguardo fondamentale nella vita di tutti. Poi adesso qui anche circondato dall'affetto di tutte le persone che le sono vicine e anche i dipendenti della sua azienda. Sì, sì, per questo è emozionante. Questi giorni ci pensiamo, ma è emozionante vedere da quando sono partito tutti i traguardi arrivati, e ancora ne abbiamo di strada da fare con la famiglia, con i figli, con la squadra, con i collaboratori che sono veramente bravi. Abbiamo fatto delle buone scelte, perciò siamo tutti legati. Perciò penso che anche se sono tempi difficili li supereremo. È bello sentirle dire questa cosa, perché in realtà siamo a un traguardo che è una partenza. 80 anni, ma ancora tante cose da fare, da vedere e da vivere insieme alle persone che la circondano oggi. Sì, naturalmente sto delegando, hanno fiducia e collaborano con me, e io cerco di parlarne e consigliare. Certo, anche perché lei sa che per una persona come lei, un imprenditore di successo, la delega è una cosa comunque difficile, però è da qui che nasce la fiducia nelle persone. Sì, hanno fiducia perché io vedo il futuro, magari meglio di loro, con tutti questi anni passati nel lavoro. Vitri, la lasciamo alla sua festa, grazie. Grazie mille. Roberta, è una festa veramente in grande, in una arena che porta il nome di suo padre, ma quanto è stato difficile organizzarla? Perché a vedere le persone, a vedere la tipologia di apparato scenico, crediamo che sia stata davvero un'impresa. Sì, allora, abbiamo pensato di festeggiare questo compleanno così importante con tutti i nostri colleghi, dipendenti e amici. Infatti siamo in 1500, ovviamente l'organizzazione è stata abbastanza impegnativa perché così tante persone, però abbiamo avuto l'occasione di poterlo fare in questa arena che porta il nostro nome, e quindi abbiamo trovato la location giusta, la compagnia giusta, e l'abbiamo organizzata pensando a noi, come noi siamo una grande famiglia, ci riteniamo una grande famiglia con tutti i nostri collaboratori, e quindi abbiamo voluto regalare questa serata anche a loro di divertimento e di tante emozioni. Peraltro una serata davvero in gran soirée, perché abbiamo visto sfoggiare davvero delle mise eccezionali, quindi complimenti per anche il messaggio che avete trasmesso. Grazie, io penso che tutti quelli che partecipano stasera sono anche stati contenti di poter magari esprimersi al meglio, fare delle belle foto ricordo, e quindi penso che tutti siano, spero che alla fine della serata tutti siano contenti.
Sindaco, abbiamo appena sentito Alceste Vitri molto emozionato per questa festa. È un grande riconoscimento per una persona che ha fatto del lavoro davvero la sua ragione di vita. Beh, è una giusta emozione per 80 anni, che non sono pochi, e sta in ottima forma, ed è una emozione ancora più grande, diciamo, per quello che ha realizzato in questi anni. Cioè, una delle aziende più importanti, leader nel mondo, è l'azienda principale della città di Vallefoglia ed ha, diciamo, una caratteristica importante, perché, diciamo, la dimensione, nonostante le guerre, nonostante tutto quello che sappiamo, ha relazioni internazionali in mezzo mondo, il che vuol dire occupazione, vuol dire crescita, vuol dire benessere, vuol dire sviluppo per un territorio come quello del comprensorio pesarese, ma delle Marche, del centro Italia. È per noi un orgoglio davvero straordinario. Vitri è uno molto tosto, ha una famiglia importante, e quindi siamo molto felici anche noi, siamo orgogliosi di avere una personalità, una famiglia e un'azienda come questa, che dà serenità a centinaia, migliaia di famiglie, perché il territorio di Vallefoglia è un territorio dove il lavoro c'è, mancano le case. Stavo parlando adesso con gli amici di Confindustria, abbiamo a costruire le case, perché è importante, perché molti lavoratori vengono, vanno a colloquio anche con l'azienda di Vitri, trovano il lavoro ma non trovano la casa e ritornano via. Quindi quello è un problema. Per il resto, insomma, siamo orgogliosi, facciamo tanti auguri per la bella età. Insomma, 80 anni ancora, c'è tanto da campare, è importante stare in salute. Quindi capisco l'emozione di Alceste, perché veramente è una persona in carne ed ossa che sta lì a tirare la carretta tutti i giorni dentro l'azienda. C'è anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, a casa sua, alla Vitrifrigo Arena, che porta il nome di questo grande imprenditore che questa sera compie 80 anni. Sì, è davvero per me un onore essere qua tra gli invitati di questa bellissima festa, un compleanno, ma è anche la dimostrazione del lavoro che in 80 anni è riuscito a fare Alceste Vitri. Un grande lavoro industriale, tanto lavoro dato a tante famiglie della nostra provincia, e al tempo stesso grandissimi risultati, risultati per sé, per la sua famiglia, e il fatto che questo Palasport porta il nome di Vitrifrigo è anche la dimostrazione dell'attaccamento che ha al nostro territorio. Davvero questi imprenditori come Alceste sono l'architrave economica della nostra società, dobbiamo essergli grati, e oggi ovviamente festeggiamo i suoi 80 anni e gli auguriamo ancora tantissimi anni a lui e alla sua famiglia di grandi successi industriali e di conseguenza di grande ricaduta economica e di benessere per tutta la provincia. Due aspetti fondamentali: uno, Alceste Vitri ha detto che ancora deve fare tante cose ed è bellissimo che lo dica; due, tutte le persone che abbiamo sentito, i suoi dipendenti, sono felici di lavorare per lui. Beh, sono persone come lui, ce ne sono altre anche nel territorio, adesso non le voglio nominare, però sono rare, molto rare, perché sono imprenditori che sono rimasti sempre umili, con i piedi per terra, che hanno un approccio popolare e di conseguenza anche un rapporto con i dipendenti che magari non hanno tutti gli imprenditori. Quindi anche questa caratteristica, e gente che sa da dove viene, sa che ha dovuto faticare tanto per arrivare, oggi raccoglie i frutti della fatica, però è anche consapevole che deve continuare ad investire, deve continuare a seminare. Per fortuna ha dei figli molti in gamba, uno staff di grandi professionisti, sicuramente il gruppo Rivacol sarà un gruppo che continuerà a crescere nei prossimi anni ancora con Alceste e poi ovviamente con coloro che succederanno a lui. C'è anche Andrea Biancani, il vicepresidente del Consiglio regionale, alla festa di Alceste Vitri, un imprenditore illuminato che dà veramente una grande luce alla voglia di lavorare del nostro territorio. Beh, come hai detto giustamente, un imprenditore illuminato che ha saputo molti anni fa
ha capito che era importante investire nel nostro territorio, ci ha sempre creduto ed oggi uno degli imprenditori sicuramente più importanti anche a livello marchigiano. Ho avuto l'occasione, l'opportunità di conoscere direttamente Alceste Vitri, devo dire una persona veramente che crede nel suo lavoro, attaccata ai propri dipendenti. Quando uno ha un'impresa ci sono dei momenti in cui va meglio, dei momenti in cui ci sono delle difficoltà, però un imprenditore come Vitri noi dobbiamo essere sicuramente orgogliosi di averlo del nostro territorio, perché sta dando lavoro a migliaia di persone, ma se contiamo a quante persone ha dato il lavoro nel corso di tutta la sua attività, in tutta la sua carriera, sono veramente migliaia e migliaia le famiglie che hanno avuto un posto garantito grazie a Vitri e a tutta la sua famiglia, che sta comunque continuando a credere nel nostro territorio, perché stanno investendo, stanno cercando di ampliare i capannoni. Quindi un'azienda che non è un'azienda che magari uno può dire fra un anno o due non si capisce come va, ma un'azienda che sta cercando di continuare ad investire perché crede in quello che fa. E oggi essere competitivi a livello mondiale, perché questa è un'azienda che è competitiva a livello mondiale, non è sicuramente semplice. Quindi sono molto contento di essere qui e tanti auguri per gli 80 anni di Alceste Vitri. Siamo conto te, anche la VL è stata invitata a partecipare alla festa della Vitri Frigo Arena per gli 80 anni di Alceste Vitri. Senti, Totè, è una stagione che è iniziata comunque in un certo modo, però l'ultima vittoria ci dà davvero un motivo di essere ottimisti. Sì, sicuramente bisogna essere ottimisti. Adesso veniamo da una bella vittoria con Brindisi, adesso domenica ci aspetta un'altra partita importante con Scafati in casa, che bisogna assolutamente vincere. Poi andiamo verso Milano, quindi sicuramente bisogna essere ottimisti, ma non che prima fossimo pessimisti, insomma, bisogna andare avanti e puntare il più in alto possibile. Allora, pensa che stasera ci sono 1500 persone, non ti dico come, quando gioca la VL, chiaramente no, però veramente tante persone, tutte per celebrare questo grande uomo. Sicuramente mai visto così tante persone a un compleanno. No, sicuramente sì, sarà una bellissima festa, una bellissima cena, quindi anzi siamo onorati di essere stati invitati e di essere qui stasera. Cinzia, mentre oggi Alceste Vitri festeggia gli 80 anni, tu festeggi invece i 10 anni di lavoro presso la sua azienda. Esatto, esattamente, 10 anni. Come ti trovi? Sicuramente bene. Molto, molto bene, un'azienda che va molto bene, e ci si trova benissimo qua dentro. C'è sicuramente una grande visione anche per le necessità delle persone. Ah sì sì, la ditta è strutturata bene, dà lavoro a un sacco di gente, più di 1600 persone, e quindi dà lavoro e sicurezza, cosa che oggigiorno non è sempre scontato. È vero, pensa che stasera ci sono più di 1500 invitati e pensa che Alceste Vitri sta facendo le foto con tutti. Esatto, l'abbiamo appena fatta con lui, guarda, una persona di un squisito, di una grande umanità, e siamo molto contenti. Pensi che la gente ha dato lavoro a un sacco di negozianti, perché tra comprare vestiti, tra parrucchiere, estetiste, così, quindi ha girato anche l'economia con questa festa. È vero, un grande indotto, grazie. Sì, Cinzia, buon divertimento. Credo. Grazie, grazie, buona serata, grazie. Grazie. Siamo con Nayada, una dipendente di Alceste Vitri, che è in fila, ma non per entrare a un concerto, bensì questa sera per celebrare gli 80 anni di Alceste Vitri. Giusto, e sono contenta perché è una ditta che non è che lo dico io, ma lo dicono tutto, e io sono orgogliosa e fiera che lavoro nella ditta di lui. E niente, non ho da aggiungere, sono contenta. E gli auguro che lui va avanti anche altri 80 anni con la sua famiglia e tutto. Gli auguro con tutto il cuore.
Una serata fantastica, una serata eccezionale, per un uomo fantastico ed eccezionale. Come hanno dimostrato le innumerevoli manifestazioni di affetto ricevute, Alceste Vitri può davvero essere orgoglioso di aver raggiunto l'importante traguardo degli 80 anni, ben consapevole che di strada da fare ce n'è ancora tanta e che nell'imprenditoria gli obiettivi si rinnovano di giorno in giorno. Ma intanto, per questa magnifica festa, allietata anche dall'happening musicale di Alessandro Ristori, c'è solo da fargli un infinito ringraziamento.